Questo programma è offerto da Unipolsai Assicurazioni, Piazza Rotonda 6, Lamezia Terme, agente generale dottor Ferraro Vincenzo, telefono 0968 44 8301 oppure 349 13 35 728. Autonoleggio PM Servizi SRL, affiliato Avis Budget Group presso Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme. Insomma, incontriamo una giovane promessa del nuoto di Caserta, speriamo nazionale, poi figlia di un mio amico, posso dire? Sì. Insomma, come sta andando con questa squadra? Poi tu giochi in casa, no? Sei giovanissima. Sì, ho comunque 17 anni. No, e il percorso è iniziato. Presentati prima, qual è il nome? Ok, mi chiamo Simona Salucci e mi trovo 17 anni. Il mio percorso con la Time Limit è iniziato circa 2 anni fa, quando mi sono trasferita con la società dalla mia vecchia di Portici alla Time Limit e mi sono affidata a loro, e ho visto che comunque nel corso di questi 2 anni i progressi si sono visti anche parecchi, e ho deciso di continuare anche quest'anno perché comunque l'anno scorso mi sono trovata più che bene, e ho deciso appunto di continuare questo percorso sperando possa andare sempre meglio e di poter realizzare tutto quello che avrei sempre voluto fare nella vecchia società ma che non mi è stata data l'opportunità di fare. Qual è la tua specialità? Io faccio i 50 stile prevalentemente, e 50 delfino e 100 stile. So che già hai un buon curriculum dietro le spalle, insomma sei prossima ad affrontare gare importanti nazionali. Sì, quest'anno abbiamo iniziato un po' con più calma rispetto all'anno passato, però comunque già i risultati sono iniziati a vedere, soprattutto in questo 2019, già abbiamo iniziato a carburare un po' di più rispetto alla prima parte della stagione. Possiamo combaciare scuola e sport? Abbiamo avuto qualche difficoltà all'inizio, però alla fine è tutta una questione di organizzazione. Questo è l'ultimo anno che frequento il liceo scientifico e poi vedremo l'anno prossimo che scelta fare con l'università e tutto, che anche se credo che sicuramente inizierò a frequentare dei corsi, spero, di medicina se riusciamo a passare il test, però è tutta una questione di organizzazione, se si vuol fare si fa. Tu sei la Cocco, diciamo, la mascotte del gruppo, la più giovane, ma come ti trattano? Perché loro hanno esperienza in vasca importante, gare nazionali, europee. Come ti trovi con i grossi atleti, allenarti con loro? No, all'inizio, essendo un carattere un po' timido, è stato un po' difficile mettermi a stringere amicizia un po' con tutti, ma più che altro è stata una questione di timidezza, perché soprattutto in questi ultimi tempi veramente abbiamo legato un sacco, e questa cosa mi fa fin troppo piacere perché sono veramente felice di avere a che fare con persone di questo livello e di conoscerli oltre il piano del nuoto e dello sport, ma anche sul piano dell'amicizia vera e propria. Quanto ti sono vicini i genitori in questa fase della tua vita dove stai affrontando il nuoto a livello importante? No, la mia famiglia mi supporta sempre, mi ha sempre supportato in tutto, e da quando mi sono trasferita con la società ancora di più, sia sul piano dell'organizzazione, con gli orari, che mi accompagna agli allenamenti e tutto, ma poi anche sul piano mentale, se ad esempio ho delle difficoltà a affrontare gli allenamenti, nonostante non riesca a vedere la mia famiglia tutti i giorni, comunque loro mi supportano e mi danno forza costantemente. Insomma, anche a te la famiglia vicina, il gruppo vicino a te. Insomma, ti trovi bene poi alla fine. Sì, mi trovo veramente molto bene. Ok, io ti ringrazio, in bacca al lupo e saluto a papà. Va bene, grazie. Un altro personaggio che incontriamo qua a Caserta, insomma, sembra che tutti sono emigrati dal nord al sud, è una romana, Giada Carizzi. Galizzi, sì. Galizzi,
fa parte della Polizia di Stato, del gruppo Polizia di Stato. Insomma, già, poi tu hai già avuto tanti risultati e altri arriveranno. Facciamo un po' il tuo curriculum. Diciamo insomma tanti risultati, qualcosa ho fatto, sicuramente qualcosa che mi ha dato tante soddisfazioni, è stato un percorso iniziato più o meno quando ero categoria ragazzi fino ad oggi, e l'anno scorso sono stata per un anno a Riccione, quest'anno sono da qui a Caserta per continuare un percorso iniziato l'anno scorso con Massimiliano Di Mito e con un grandissimo aiuto di Andrea Sabino e di tutta la Time Limit, che praticamente è una famiglia. E devo dire che mi sono veramente trovata bene, non mi aspettavo tutta questa situazione accogliente, ecco. E per un atleta questo è fondamentale, insomma, la tranquillità, la serenità nel posto in cui sta, soprattutto quando comunque è lontano dai propri affetti. Tu ti sei trasferita dalla grande capitale, dove abbiamo grande realtà di nuoto, in una piccola periferia, qui a Caserta, una città grande, sappiamo, grande, bella, una bella vasca. Qui a Caserta è un'altra da 25, ma qual è stato l'impatto tra Roma e Caserta, al di là del tuo allenatore che conosco benissimo per i suoi valori? No, diciamo che allora, Roma per me rimane Roma, cioè da romana non verrà mai sostituita. È diventata una città nel tempo molto caotica e anche molto stressante. Comunque il mio percorso è cominciato con Roberto Marinelli per più o meno quasi 15 anni, quindi molto, e la mia scelta è stata più una scelta di personale, nel senso di vita, piuttosto che una questione allenatoria, ecco, nel senso nessun problema con l'allenatore passato, semplicemente avevo bisogno io di cambiare e di nuovi stimoli, anche delle nuove situazioni, perché ammetto che Roma mi ha massacrata, diciamo così, quindi per un atleta non è facile vivere una città così disorganizzata al momento, e trasferirmi a Riccione e adesso a Caserta è stata una scoperta meravigliosa, nel senso ho veramente apprezzato tantissime cose che magari in una città grande si fa fatica, perché si passa praticamente la maggior parte del tempo o in macchina o comunque poi a fare il proprio lavoro, quindi non si ha tempo per altro. Qua è tutto a portata di mano. Qua è tutto assolutamente a portata di mano, si riesce a vivere molto più tranquillamente, molto più serenamente, comunque sono anche una studentessa, quindi riesco nei giusti tempi e modi a dare spazio anche ai libri, ecco, è una cosa che comunque ci tengo e quindi vorrei continuare. Tu fai parte, ricordiamo, è scritto qua, del gruppo della Polizia di Stato. Quanto è importante la Polizia di Stato che ti ha dato poi la possibilità di fare questo sport? Assolutamente, innanzitutto ringrazio la Polizia di Stato in primis e l'Aurelia Nuoto, che è la mia società civile, diciamo, e diciamo il loro sostegno è fondamentale, nel senso un atleta senza la propria squadra, soprattutto questi gruppi sportivi che aiutano gli atleti a continuare il loro percorso, ad avere anche un sostegno economico, diciamo, e un sostegno anche laddove si creano delle situazioni particolari o comunque dei problemi, sicuramente è sono un grosso appoggio, questo sì, assolutamente, sono orgogliosa di far parte della Polizia di Stato. Qual è la giornata tipo tua qui a Caserta, quando ti alleni, nella tua vita? Allora, noi, cioè, parlo almeno per me, ma sicuramente per tutto il gruppo, l'allenamento inizia alle 7:30, al momento facciamo prima la palestra e poi entriamo in acqua e più o meno finiamo intorno alle 11 e qualcosa, e dopodiché si passa la parte del pomeriggio dalle 3:30 all'incirca fino alle 7:30, perché anche il pomeriggio abbiamo una parte dedicata alla palestra e poi all'acqua, e due volte a settimana riusciamo ad avere qualche pomeriggio libero. Si riesce a combaciare la vita anche sentimentale? Assolutamente sì, io ho una relazione da 4 anni e da 2 a distanza, però devo dire che lui è eccezionale, quindi sicuramente questo fa tanto, però sì, si riesce, insomma. Caserta anzi è anche più vicina a Roma, quindi non è tanto la distanza, è più cercare di trovare il momento, perché le sabate e le domeniche comunque sono sempre piene di gare, però si riesce, si fa. La famiglia tua, nel senso mamma, papà, fratelli se ci sono, come vivono questa tua
questa tua permanenza qui a Caserta, lontana da casa, anche se sono abituato perché sì, insomma sei stata sempre fuori. Sì, sì, diciamo che comunque se si fa questo percorso sportivo si tende a stare spesso fuori. La cosa meravigliosa è che i miei genitori e mio fratello, è un fratello più grande, mi hanno sempre appoggiato, hanno condiviso con me tutte le gioie, condiviso con me tutte le sconfitte, non mi hanno mai ostacolato, anzi mi hanno sempre fatto fare le scelte da sola, loro mi hanno semplicemente accompagnata in questo percorso e aiutata laddove chiedevo il loro aiuto. Sì. Cioè, è importante la famiglia, è importante il gruppo che ti alleni, insomma tutto va bene se funzionano tutte queste cose. Sì, tutto deve combaciare, nel senso la famiglia, la propria vita privata e il gruppo è importante. Io sono una persona molto dinamica, molto euforica, non sono una persona pacata, diciamo che sono proprio romana, quindi per me il gruppo è importante avere un gruppo con cui condividere le fatiche, scherzare, ridere, rompere i momenti di difficoltà. Il gruppo è veramente, è uno sport individuale in realtà il nuoto, perché comunque alla fine sei te con la tua corsia e fine, sia in allenamento che in gara, però secondo me una buona parentesi è anche da dare al gruppo, perché se fossi da solo sarebbe sicuramente più difficile. So che il fidanzato c'è qui a Caserta, ti lascio andare via perché devo andare dal mio fidanzato, è giusto così, ti faccio i miei auguri. Grazie. Qua da Caserta è tutto, grazie, alla prossima e ci vediamo con percorsi di nuoto. Grazie a voi, grazie per l'intervista e a presto.